Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale ed a seguirmi sui social, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Football 2021 e su Davor Virgo. Siamo pronti ad andare avanti con il nostro Livorno, la nostra seconda stagione sul gioco e la prima completa appunto in Toscana. Il Livorno ovviamente il nostro Bernardone Corradi. Vorrei raccogliere un consiglio che mi ha dato nei commenti Gianmarco Liani, vale a dire far vedere le sintesi delle amichevoli. Voglio fare un po' la via di mezzo alla fin fine, vale a dire vedremo sicuramente in questo episodio il Chievo, il Young Ajax lo voglio mostrare perché veramente come squadra mi incuriosisce parecchio, e poi alla fine il Celje me lo vado a giocare off screen, magari vi faccio vedere un po' il tabellino, e poi ci vedremo il Como. Quindi in questa puntata Siena, Young Ajax e Como. Quindi vediamo la formazione scendere in campo contro il Siena. Prima di iniziare però volevo dirvi due cose di mercato. Vale a dire, dopo Confente sono arrivati Kubala e Pezzella in prestito biennale, quindi un centrocampista di fascia sulla destra e un centrocampista centrale, appunto Pezzella, dalla Roma, sempre in prestito biennale. Questo perché comunque non mi fidavo, diciamo, della riserva che avevo di Bussaglia, e già Bussaglia non è che sia il super fenomeno di turno. Quindi ho deciso di mettere Kubala, appunto preso in prestito biennale, come riserva del nostro numero 21. Poi appunto ho deciso di cedere anche Pallecchi, perché comunque era un giocatore che non mi piaceva più di tanto. Si è giovane, però ragazzi, non è un qualcosa di fattibile. In più anche Audi lo sto cercando di vendere questa volta, però vendere proprio a titolo tra virgolette oneroso, anche perché lo sto cedendo a zero, perché se no non mi arrivano offerte. Quindi via anche lui, e finalmente riuscirò a cedere anche De Verlan, che anche lui, per l'amor di Dio, no, non è un giocatore che fa molto per me. Quindi andiamo a vedere la formazione scendere in campo contro il Siena, che tra l'altro è la città natale di Bernardone. Ah sì, perché poi giustamente non vi ho detto, la riserva alla fine di Bussaglia era Maiorino. Però se andiamo a vedere qui i valori, ottimo giocatore, però un'ala per me, non, a parte che sarebbe da adattare, ma non potrebbe giocare in quel ruolo con resistenza 10, forza 7, con agilità 11. Insomma, giustamente a 32 anni ce lo teniamo. Può essere un giocatore molto utile, soprattutto in questa parte centrale del campo, magari come seconda punta, come trequartista all'occorrenza. Però appunto per questo ho deciso di puntare sul giovane Kubala. Però scenderemo in campo con Confente, Gemignani, Di Gennaro, Coccolo, Porcino, Bussaglia, Agazzi, Ranocchia, Marsura, Magnaghi e Rajicevic. Come riserva di Libutti, che sta ancora fuori un po' di settimane, alla fin fine ho deciso di adattare Vezzoni, che già vedete qui, un giocatore molto polivalente, che non è un fenomeno assolutamente, però a Cavaldonato non si guarda in bocca, cioè ce l'abbiamo, ce lo teniamo, e per questa settimana lo utilizziamo come riserva di Libutti. Il Siena scende in campo con Narduzzo, Tentoni, Tahar, Farkas, Lomolino, Schiavon, Agnello, Capece, Mahmudov, Doratiotto e Viola. Mi raccomando, mani sui fianchi e che dico, semi favoriti. Motiviamolo un po' così. Gemignani, ma Capece stacca di testa. Ora Pallagazzi, Ranocchia. Ranocchia per Gemignani, Agazzi ancora per Bussaglia. Bussaglia entra in area, tiro respinto, Ranocchia, palla di poco fuori, mazza che tiro da distanza. Gemignani per Bussaglia, Bussaglia sulla destra per Agazzi, in mezzo Marsura, palla alta, forse sopra la traversa. Tentoni, Agnello, ora Tentoni ancora, palla lunga, ma Coccolo respinge bene. No, Ranocchia, si è fatto fregare da Agnello. Schiavon largo per Lomolino, Lomolino per Capece, Capece per Schiavon, Agnello, Mahmudov, no Porcino, bella parte di Confente, bella, anzi no, palo esterno, punizione di Magnaghi, Magnaghi, vediamo un po' che soluzione, perché soluzione opterà, tiro in porta, palo, palo esterno, anzi palo interno fuori, ma come cavolo è possibile? Porcino, rimessa laterale, Marsura stacca e spinge a difesa, ma Coccolo interviene. Stiamo giocando bene, ma ancora 0 gol. Agazzi per Marsura,
Marsura per Ranocchia, Marsura ancora, Scamioni 2, Agazzi, Agazzi per inserimento di Porcino, Ranocchia ancora, Porcino in mezzo, Tahar respinge, contropiede Siena con Doratiotto. Ah signore, no, 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 non prendiamolo. Oh, meno male, meno male. Avevo già visto la scena di 47 tiri in porta, loro due tiri, un gol. Però ragazzi, cioè, dobbiamo essere un po' più cattivi, eh. Mani sui fianchi. Siamo stati migliori di loro, perché è vero. È vero così. Solo che cavolo, cioè, adesso tolgo Raicevic tra poco, perché insomma è... non voglio finire insomma la prima partita che tiriamo 27 volte in porta e 0 gol. Mettiamo Spagnoli, possiamo togliere qualcun altro che non mi sta convincendo, Vege Mignani non mi convince dall'inizio insomma, però andiamo avanti così. Punizioni Agazzi in mezzo, Ranocchia, no Spagnoli, e vai Spagnoli, la mette dentro appena entrato sul calcio. Punizioni Agazzi, anticipa tutti sul secondo palo, anche la Nocchia, e la butta dentro la nostra riserva, che poi non ho capito, ma ha segnato Ranocchio Spagnoli? Io non ho capito chi cavolo abbia segnato. Beh, ora andiamo un attimino qui, vediamo qualche cambio. Allora, chi possiamo togliere? Togliamo Marsura, mettiamo Bjarkason, e io poi andrei quasi quasi a sostituire l'altro giocatore sulle fasce, però aspettiamo. Alla fine no, ha segnato la Nocchia, non so perché mi aveva scritto Spagnoli, vabbè, comunque. Finalmente ha segnato Ranocchia, il nostro centrocampista centrale. Ora andiamo un attimino a sostituire anche Bussaglia che sta morendo in campo. Mettiamo Kubala. Poi, dato che ci sono, io andrei anche con Maiorino al posto di Magnaghi. Mettiamolo così, Maiorino, seconda punta che mi va in supporto. E poi vediamo gli esterni difensivi. Io metterei un Pizzalis, che è più difensivo. Quindi andiamo così, e a questo punto arriviamo a fine partita. E il senese Corradi batte la squadra della sua città, Siena, 1-0, gol di Ranocchia. Li abbiamo tritati, perché comunque 22 tiri, 7 in porta. Dobbiamo migliorare su questo, però ripeto, la squadra è nuova, abbiamo 4 attaccanti ovviamente che si devono conoscere l'un l'altro, quindi è normale. Contento così, assolutamente, perché abbiamo giocato comunque bene, e a questo punto mi giocherò appunto l'amichevole off screen e ci vediamo direttamente per la partita contro Young Ajax. E dopo aver vinto per 5-0 contro il Venturina, contro lo Young Ajax scenderanno in campo le riserve. Questo perché la prossima partita non sarà più contro il Celje o contro il Como, ma sarà il prossimo turno di Coppa Italia contro San Benedettese. Quindi i titolari me li voglio tenere per la prossima partita, ovviamente magari li farò giocare un po' a tutti gli ultimi 20 minuti, perché inizio stagione, tenerli magari 10 giorni fuori da ogni tipo di partito o competizione insomma è un po' rischioso. Quindi adesso intanto scendono in campo questi qui, quindi con Fente, Vezzoni, Liccio, Boben, Pizzali, Scubala, Pezzella, San Giorgi, Bjarkason, Spagnoli, Damascan. Poi verso il 60esimo, 65esimo, 70esimo faccio tutti gli altri cambi e magari quei 20 minuti diciamo anche i titolari se li metto nelle gambe. Quindi vedete la formazione dello Young Ajax. L'allenatore Michel van der Hoog scenderà in campo con Reiziger, Rensch, Musampa, Dirksen, Douglas, Čurak, Fitz, Jim, Kara Hasanovic, Marta, Unuvar, grandissimo talento, e Hansen. Chissà se Reiziger e Musampa sono figli dell'ex terzo del Milan e del mitico Kiki Musampa. Mani sui fianchi, sarà pure un amichevole, ma mi aspetto una vittoria. Sono molto curioso di vedere cosa ci aspetterà contro Young Ajax, perché non ho mai fatto amichevoli con le squadre giovanili olandesi, quindi sono molto curioso di capire se magari una formazione Young dell'Olanda corrisponde alla nostra Serie C o a divisioni superiori. Intanto Spagnoli prova il tiro, Kubala prova il tiro, ancora impallato, San Giorgi, Pezzella per Vezzoni, Pezzella ancora, raga, per Vezzoni, con i suoi centrocampisti, da Mascan con un colpo a Ibrahimovic la manda in tribuna. Marta si accentra per Čurak per Douglas palla lunga per Hansen, ma stacca Riccio. Pezzella si fa anticipare da Čurak, Unuvar, Hansen per Unuvar. Questo qui è un grandissimo talento, Unuvar,
veramente un grande talento. Noi siamo fatti infinocchiare un po' come polli, però anche lui è veramente un grandissimo talento, uno dei più forti secondo me su Football Manager. Pezzella su punizione per Boben, palla fuori, e il primo tempo finisce con lo rivantaggio per 1-0. Stringo i pugni, provo così, insomma, vediamo un attimino di motivarli, perché a statistiche come sempre siamo in vantaggio noi, però purtroppo paghiamo la fase offensiva. Ci sarà molto lavoro da fare, e comunque queste partite sono anche utili per testare un pochino anche i vari giocatori, magari capire se uno può essere una buona riserva o magari un ottimo titolare. Comunque, intanto da Mascan, buona riserva. Ora però vado a fare tutti i cambi, perché li cambio tutti, e poi andiamo direttamente a fine partita. Vediamo un pochino se magari così, a livello di statistiche è incredibile, cioè li abbiamo tritati veramente, però niente, non riusciamo a far gol. Ragazzi, calcio d'angolo, Rensch stacca, Giovanni sicuramente sarà per Kier, qua e nomi doppi a go-go. Kier in area, Porcino prende il pallone, palla lunga per Ivicevic, che va a scattare sulla destra, ma bel intervento di Giovanni, che così dando la palla a Timber, Rensch palla lunga, dove Agazzi però interviene, Agazzi scambia con Ranocchia, Agazzi ancora per Porcino, in mezzo, Saledin respinge, palla ancora per Porcino, Marsura, scambio di testa tra Porcino, Marsura e Agazzi, Marsura larga per Porcino, in mezzo Ricevic, palla di pochissimo fuori, e questa è un po' sfiga, è un po' sfiga a volte. Gimignani per Magnaghi, ancora Gimignani in mezzo, ma un cross inutile. Gimignani crossa peggio di ceglie ed è tutto dire, palla lunga del portiere, Magnaghi, Ricevic, Salaheddin per Campagna, Campagna per Salaheddin, palla ancora per Giovanni, scambio con Eskildal, anche lui grandissimo talento, anche in realtà Eskildal, ma sbaglia, pallone clamorosamente per Marsura, Raicevic scatta sulla sinistra in mezzo, Magnaghi, palla ancora fuori. Vabbè, questa è la classica partita che tiri 27.000 volte in porta e non segnerà né mai, si è capito. C'è andato un po' bene, diciamo, contro il Siena, che abbiamo tirato tantissimo e segnato poco, e questa volta però non lo so se ci andrà bene. Coccolo per Ranocchia, Ranocchia per Agazzi, Agazzi larga per Gemignani, oh signore, quando crossa Gemignani è una tortura, Agazzi, Ranocchia palla in mezzo, Rensch respinge, arriva bene Ranocchia, vabbè, la partita finisce qui, azioni inutili da mostrare. Però niente, io vado con mani sui fianchi e ci sto a migliorare molto. Perché comunque tanto gioco ma pochi gol, e alla fine si vince segnando, non giocando bene soltanto. Quindi andiamo un attimo al calendario, vediamo un attimo la conferma. Perfetto, prossima partita con la San Benedettese, esattamente tra 5 giorni. Ci vediamo quindi per la formazione dei marchigiani. Questa è la formazione che scenderà in campo contro la San Benedettese per il prossimo turno di Coppa Italia. La stessa che è scesa in campo contro il Siena, quindi con Fenti, Gemignani, Di Gennaro, Coccolo, Porcino, Bussaglia, Agazzi, Ranocchia, Marsura, Magnaghi e Raicevic. Una piccola news di mercato. Allora, in primis Hermansen lo sto offrendo in prestito e deve decidere tra Lød, il Tromsdalen e il Fleur. Però ho preso un sostituto, un giocatore olandese di un anno più giovane, che però in questo modo mi dà modo anche di farlo appunto giocare pure con l'Under 20, ed è lui, Hus Gerten, difensore centrale, 194 cm, classe 2003, preso dal NEC Breda. Guardate anche qui, ha comunque una marcatura inferiore a Hermansen, però guardate che determinazione, quindi questo giocatore potrebbe veramente crescere esponenzialmente. Può fare anche il mediano, potrebbe fare il centrocampista centrale, questa è una prerogativa di molti giocatori olandesi e scandinavi, quindi il fatto di poter ricoprire più ruoli in campo, però questo giocatore onestamente mi piace proprio. Lo sto allenando come difensore centrale puro, vedremo poi il suo sviluppo, ma adesso andiamo alla partita contro la Samb.
Zironelli schiera in campo Nobile, Di Cianco Negro, Goicoechea, D'Ambrosio, Liporace, Mauvuli, Angiulli, Velasco, il nostro ex Haudì e Facundo Lescano. Un punto per qualificarci, quindi se, anche se pareggiamo, passiamo il turno. Gimignani dal calcio d'angolo, Perejcevic, ma palla fuori, Goicoechea respinge però Marsura come uno dei due ultimi uomini, Marsura prendito per Porcino, Gemignani per Bussaglia in mezzo per Raicevic, perché davanti la porta di testa la mettono quasi sempre fuori, è dall'anno scorso che c'è questo problema FM. Gemignani per Bussaglia per Gemignani per Ranocchia, per Ragazzi, allarga per Gemignani in mezzo Marsura. E poi fanno questi gol di testa, cioè davanti la porta non la, cioè, la sbagliano veramente al 99%, da quella posizione è impossibile, cioè, no. Qualcuno mi spieghi la fisica dei gol di Marsura, cioè, ma manco immobile ha fatto un gol così, guardate lì, vabbè il portiere un po' la pippata, però voglio dire, un gol di testa così è veramente, cioè, due assurdità, il gol di testa da posizione incredibile e il cross bello di Gimignani, però comunque D'Ambrosio per Velasco nel messa laterale, Velasco prova l'affondare ma Ranocchia affonda lui il tackle, Agazzi per Marsura per Raicevic, De Ragasuoli, famo il secondo, tira in porta Raicevic, me lo sentivo, Angiulli dietro per Negro, si chiama così, palla brutta in avanti di Gennaro, intercetta il passaggio per Magnaghi per Ranocchia per Raicevic, Marsura e doppietta del nostro Marsurino, la mette dentro con un tiro neanche fortissimo ma preciso e chirurgico, direi un bel gol veramente, e assist di Raicevic, boom. E il portiere neanche, cioè, è anche difficile da parare. Nello spogliatoio direi che devo assolutamente complimentarmi con i ragazzi. Io voglio fare un esperimento, voglio provare a mettere Raicevic come fulcro del gioco a supporto. Vediamo come rende, perché secondo me dal suo stile di gioco potrebbe veramente rendere tanto. Ragazzi al calcio d'angolo per Raicevic, palla fuori, Nobile, palla lunga, Mauvuli, sbaglio colpo di testa, Magnaghi in possesso palla, Marsura che scazzo la sinistra, in mezzo per Magnaghi, 3-0 Livorno contro la Samb, 3-0, ho fatto una settimana dove ho messo soltanto elemento d'attacco, finalizzazione, creazione occasioni e movimenti, assolutamente, perché ci serviva. E questo gol è veramente bellino, Magnaghi arretrando batte il portiere sul suo primo palo. Andiamo a fare qualche sostituzione prima di vedere l'ultima azione. Allora Porcino toglierei, metterei Pizzalis, poi Marsura non posso toglierlo, fermo, che poi mi si incavola che vuole far tripletta. Vado a cambiare Bussaglia con Kubala, Pezzella per Agazzi, facciamo un po' confidenza, Spagnoli per Magnaghi, e proverei anche Pioriccio in luogo di Gennaro. Mettiamo una coppia di centrali difensivi, ex Juventus, e andiamo. Tanto Marsura per Porcino per Ranocchia, per Agazzi, ancora Ranocchia, scambio dei due centrali, tiro respinto, Haudì per Lescano palla lunga per Velasco, ci hanno preso in contropiede questa volta, palla lunga per Haudì che salga sulla fascia, Angiulli in mezzo, Ranocchia stacca bene, contropiedone, siamo 2 contro 4, 2 contro tanti, ora Magnaghi per Raicevic e la butta dentro anche Filic, Raicevic, un tiro della Madonna, e devo dire che in questa posizione di fulcro secondo me può rendere molto 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 bene il signor Raicevic. Vediamo questa azione anche, boom, al volo, collo pieno, ha spaccato la porta. Pezzella allarga per Gemignani per Pezzella, Kubala
Kubala, sembra la sottomarca di Dybala, Gimignani per Pezzella ancora, Gimignani, sì ma no, Gimignani che mi fa il cross così bello di sinistro. Vabbè, comunque gol spettacolare, Marsura, marcato dal signor Nessuno. Boom, ed è tripletta per Marsurino. C'è ma due assist di Gemignani, c'è i piedi come il ferro da stiro, ha fatto due assist belli tra l'altro. Comunque, asfaltiamo totalmente la Samb, 5-0, braccia distese, ma che ben fatto, una gran bella vittoria ben fatto, che abbiamo... Quindi, passiamo il girone e ora vediamo. Possiamo chiudere l'episodio quindi così. Partite vinte contro il Siena, la prima del girone di Coppa Italia, poi 5-0 contro il Venturina nell'amichevole giocato off-screen. Abbiamo perso per sfortuna anche contro Young Ajax, ma abbiamo asfaltato la San Benedettese 5-0. Abbiamo vinto il nostro gruppo, il gruppo H della Coppa Italia di Serie C, quindi vediamo poi adesso come proseguirà il tutto. Però fatto sta che ad ora le prossime partite che vedremo nel prossimo episodio saranno quelle contro il Como, Pergolettese ed Alessandria. Le premesse sono ottime per questa stagione, ma dobbiamo evitare di partire a razzo e finire a pupazzo. Per questo episodio quindi è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, condividere e a cliccare sulla campanellina delle notifiche perché è l'unico modo per ricevere sul vostro device in direttissima gli aggiornamenti sui video che pubblico. Mi raccomando, seguite la pagina di Giangiumen su Facebook e i siti di Giangiumen e di Panoz. Non scordate di seguire anche il progetto Real Football di quando il calcio reale che sto portando avanti con Pietro H. Mister FM. Intanto vi invito al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao ciao!